Buongiorno e bentrovati, gentili spettatori qui da Numana e da Alessio Formiga di Live Sport Academy, finale nazionale della 19ª edizione del torneo del Banco del Credito Cooperativo. Giocano Pordenonese e Monsile contro la BCC di Roma, dall'altra parte c'è Sinergia contro Banca della Marca. Il direttore di gara che fischia il inizio del primo tempo, batte Roma, quindi che attaccherà in maglia bianca e blu da destra verso sinistra contro la Pordenonese Monsile in completo rosso, che attaccherà da sinistra verso destra in questo primo tempo. Antoniozzi, Tirrida, vada Cassin, c'è Vidana come punta di riferimento. Adesso Antoniozzi, quasi 5 sul cronometro. Vidana gira palla adesso la Pordenonese e Monsile. Può andare Cassin, il tiro, palla fuori. 5.30, palla in avanti per Barilla, lotta il numero 11, chiude però l'altro 11 che è Tirrida. Adesso Barilla la mette forte, perde la torre che sblocca il risultato dopo 6 minuti, 1-0 BCC di Roma. 13 sul cronometro, Putignol il tentativo, palla sopra la traversa. Sul punto di battuta Antoniozzi. Ha stropiato il sistema tutta la difesa, non solo la barriera. Può andare Antoniozzi, palla sopra la traversa. 1-2. Batte della torre. Mazzola ancora della torre ci prova, dia luce, non c'è nulla. Antoniozzi servito. Antoniozzi! Mastro Pietro. Batte Vidana. Tirrida con Vidana, ancora Tirrida in avanti per Cassin. E chiude Mazzola. Palla messa via, intanto tira Antoniozzi, ancora Mastropiedo un'altra volta su Vedana, Vedana, palla fuori. Si fa vedere Antoniozzi, Tirrida, vediamo se può provare da lontano, preferisce il passaggio. C'è Della Torre davanti a lui, ultimi minuti nel quale la BCC vuole chiudersi. Vuole concedere nulla, buona la palla anticipata da Mazzola, Della Torre passa ancora a Mazzola, non arriva poi il pallone, 2 contro 1, sta tornando anche Mazzola, il tiro di Casarin, fa fuori, l'ha chiamato uno schema ai giocatori della BCC. Frascone sul punto di battuta, siamo praticamente al 22esimo minuto di questo primo tempo. Tagliariol ne mette 2, Cassin e Vedana si mette vicino a loro, può andare Frascone, morbido, Tirrida poi di testa. Alessio, palla gioca là, Alessandro. Calcio d'angolo, palla dietro per Frascone, ha provato Frascone, poi non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo. Pordenonese Monsile 0, BCC di Roma 1. BCC di Roma fischia il direttore di gara, inizia quindi la seconda frazione, 1-0 per la BCC di Roma. Attaccherà adesso da destra verso sinistra la Pordenonese, che deve recuperare invece intanto dall'altra parte. La Sinergia vince 4-1 contro la Banca della Marca. Batterà quindi il numero 9, ma dovrà andare comunque alla ricerca di un compagno. C'è il gol. È gol, 2-0 per la BCC. Calcio di punizione per Barilla, quindi per la BCC. Alza le braccia Barilla, il tiro, palla che va fuori, è stata deviata, calcio d'angolo. Cerca di giocare Barilla. Fastidio Antoniozzi, palla per la BCC di Roma. 1
Muglioli che è tornato in campo. Barilla cerca di liberarsi, Barilla tiene la palla, Barilla a palo! Mazzola, Muglioli sopra la traversa. 10 sul cronometro quasi, Vedana, la parata di Mastropietro che sta facendo una partita importantissima quando viene chiamato in passato a Muglioli, palla fuori. 12:30. Mazzola, Muglioli, Capobianchi la mette in mezzo, un caos, poi di Aloce la mette fuori. Vada per Cassin, cercano di raddoppiare quando la palla va al lato o da una banda o dall'altra. Cassin infatti nel momento in cui non sono riuscito a raddoppiare, Muglioli poi non è riuscito a contenere Cassin, non è poi dato quello che poteva in zona d'attacco. Intanto la parata ennesima di Mastropietro. Fermo là, Teo, fermo! Davanti, Matteo, davanti! Butignol con Cassin, il passaggio poi Cassin non si rende conto, voleva passarla, forse non sapeva più cosa fare. Cerca di andare morbido! Verso il numero 5, Busetto. Non c'è bisogno del tocco del 5, c'è il tocco di Capobianchi. 1-2. Capobianchi ritorna in campo Frascatore. 16 sul cronometro. Dialuce. Della Torre. Morbido verso Dialuce. Levada alza un po' troppo la gamba. Palla di aria per Muglioli per il 3-1. Fuori di poco. Si torna a giocare. Livada, Pordenonese che adesso è sotto solo di una rete. Palla per Cassin! Che parata di Mastropietro, spazza Frascone! Cassin sul punto di battuta. Può andare Cassin. Il tiro, sbaglia! E ci sono tre fischi! In finale! Ci va la BCC di Roma! Che dopo 40 minuti di battaglia vince 2-1.